A Trani ci ho lasciato il cuore, insomma. Un viaggio emotivo e commovente nella vita privata e artistica. Si intitola Stai attento alle nuvole, ed è l'ultimo lavoro letterario di Massimo Lopez, presentato ieri sera al Babalù, sul porto di Trani. Un'autobiografia in cui il noto comico si racconta a tutto tondo. Questo libro nasce dalla necessità e dal desiderio importantissimo per me di ritornare alle radici, della mia vita, della vita dei miei genitori, della famiglia, e quindi ripercorrere tutta il percorso della vita. Essendo stato in tante città diverse, ho avuto questa voglia qui di tornare indietro e fermare il tempo. Attore, comico, imitatore e conduttore televisivo, con Anna Marchesini e Tullio Solenghi ha fatto parte del celebre trio. Oggi Massimo Lopez continua la sua carriera artistica con spettacoli di successo tra teatro, televisione e doppiaggio. Per l'attore c'è una data che, seppur tristemente, lo lega alla città di Trani. Il 24 marzo 2017, infatti, era in città per uno spettacolo di cabaret al Teatro Impero, quando fu colto da un infarto. Rappresenta il luogo del cuore, in tutti i sensi. È un luogo che amo, mi sento a casa mia, sento che questo sia un posto che devo frequentare spesso, e quindi sono spesso qui dal mio amico Maurizio, qui al Babalù. Insomma, è una gioia per me essere qui ogni tanto. Alessandro Landini per Trani Live.